andata. Pesante. 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 Questa non è una storia comune, questa non è una maratona comune, questa è la storia di Cosimo e della maratona di Pisa. Ma come al solito, partiamo dall'inizio. Sto arrivando alla conferenza stampa della Maratona di Ibiza, dove ci spiegheranno come sarà il percorso. Sono già preoccupato perché comunque sono le 6 di sera, fa effettivamente caldo e quindi non so, domani si partirà alle 3:30. Cercherò di capire quale impostazione di gara attuare. Chiederò anche a Dani, il famoso podista spagnolo che corre la mezza maratona in 1:01, è uno dei più veloci, forse il più veloce, al record di Spagna sull'ora in corsa. Chiederò come comportarmi, lui l'anno scorso ha vinto la 22 km, adesso però lo sentiamo. Fa veramente caldino e sono le 6 di sera, a quest'ora domani sarò già arrivato. Però oggi c'è stata la conferenza stampa molto interessante, hanno detto che comunque è una delle migliori gare per chi volesse vedere e partecipare a una competizione un po' diversa, dove nella prima parte della gara stessa c'è una salita importante. Domani cercherò di filmarla perché invece nella seconda parte è tutto più o meno in sali scendi, ma più in discesa, e speriamo bene di fare un buon risultato. Mentre tutti parlano, Cosimo mangia. Sto facendo carico di carboidrati perché effettivamente questa maratona è pesante, non lo sapevo, ma è pesante, ci sono parecchie salite e quindi devo recuperare con questo ben di Dio, si dice. Ovviamente questa mattinata l'ho passata sulla spiaggia a guardare il sole, guardare il mare, veramente non riuscivo a correre, ero lì a guardare, fermo, a ammirare questa bellissima isola. Il giorno della gara, insolitamente il sabato pomeriggio, abbiamo capito che non ci sarebbero state le condizioni ideali per gareggiare. Siamo al giorno della gara, mancano solamente 1:30 alla partenza, stiamo andando effettivamente al ritrovo, fa un caldo abbastanza importante, ma soprattutto si corre alle 3:30 e questa cosa potrebbe inficiare la performance, che comunque sarà sicuramente inficiata anche dal fatto che ci sono delle salite importanti. Nei prossimi minuti comunque chiederò a Cosimo come affronterà la gara. Cosimo, sei pronto? Sono prontissimo, divertimento assicurato. 4 ore? 4 ore, anche qualcosina in più, ho previsto le salite che ci sono. Insomma, sarà bella tosta come gara. Spero di farlo almeno ogni 5-10 km, di story, di fare un bel po' di video, anche perché ci dobbiamo divertire. Io la crema solare comunque me la metto. Beh, non è una pubblicità, più che altro non pensavo ci fosse questo caldo e quindi non vorrei ritrovarmi super abbronzato dopo la gara, quindi protezione 50. Manca 1:30 alla partenza, sono con Cosimo, ci siamo già riscaldati perché comunque fa abbastanza caldo. Siamo qui alla partenza della maratona, cioè no partenza, questo è l'arrivo. Adesso stiamo aspettando un pullman che ci porta alla partenza e ci stiamo godendo ancora questo fantastico panorama. Adesso siamo sotto un boschetto, ci stiamo rilassando giusto per non perdere un po' di energia. Qual è la tua strategia nutrizionale e quanti gel prenderai? Per quanto riguarda i gel, questa volta, siccome ci sono parecchie salite e sale scendi, ho pensato di usare il Beta Fuel della Discenza in Sport. Ne userò 4, quindi 3 Beta Fuel e un gel classico normale. Penso di usare il primo gel classico dopo 8 km, però ovviamente questo è tutto su per quanto riguarda il mio fisico, il mio corpo, per cui ho provato durante i mesi. E mentre gli altri 3 gel Beta Fuel intorno al 14esimo, 25esimo chilometro e poi intorno al 35esimo. Poi arrivati al porto, contrariamente al solito, ci siamo rilassati. Prendiamo il traghetto per andare a Formentera. Secondo te potrebbe essere una soluzione al posto di correre
magari andiamo a vedere anche quest'ultima isola. Allora, secondo me sì, possiamo provare a fare un aquathlon. andiamo a Formentera, poi di là facciamo a nuoto, arriviamo a nuoto fino a Ibiza e poi partiamo per la maratona. A livello di scarpe io ho usato le Fast R di Puma super veloci, mentre Cosimo le Meta Speed Edge di Asics. Riscaldamento con Massi. Stiamo andando a 4 km, no? Sì, sì, si vede. Sono così fresco da andare a 4 km. E adesso, come i veri influencer, stiamo andando a 3.20. Ora 3.10. Lui ci va, io. Stiamo andando dritti dritti alla partenza. Estamos a 8 minutos para que esta arranque. Al buen tiro de la sortida se esclava. Hai messo 4 ore? Sí, sí. Ciao Massi. Ciao Matteo Scalacios. Che facciamo? Ci divertiamo oggi? Yeah. Eso digo yo. Lo mismo que tú has dicho lo digo yo. Vai, vai. Ahí está. Ragazzi, siamo arrivati al 12° chilometro, quasi 13°. Non ce n'è salita, eh? Ci siamo, dai. Paesaggio stupendo. Io nel frattempo ne sto approfittando anche a sentire un po' di musica. Vasco. Allora ragazzi, siamo al 18° chilometro e si festeggia la grande. Voilà, voilà, voilà. La corsa trasmette veramente tantissima felicità. Hola! Vedete ragazzi, questa è la bellezza della corsa, è proprio questa. Tra l'altro sarebbe brillante se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni e video come questi. Nei prossimi giorni arriveranno comunque copiosi. Vamos, vamos! Acqua? Sì, acqua, acqua. Acqua, acqua, acqua di limone. Allora, ti posso mettere un platano? Metti un platano. Vamos, vamos! Come non poter fare la fotografia al 20° chilometro? Grazie! Fantastici! Muy bien, muy bien. Ciao! Animo! No! Adesso! Ragazzi! Bravo! Ibiza Marathon! Allora ragazzi, qui siamo al 31° chilometro! Ah, un po' di stanchezza si fa sentire, c'era abbastanza dislivello, però Ibiza è veramente fantastica. Voilà! La mia gara è stata davvero complicata, ho corso praticamente da solo almeno per 35 km, comunque decisamente un ottimo allenamento muscolare. Sono arrivato al traguardo e poi ho visto l'arrivo della 22, ho chiacchierato con Dani e poi dopo la premiazione ho aspettato l'arrivo del mitico Cosimo. Ragazzi, uno spettacolo allucinante.
confesso, siamo vicini a Pasqua, che al party serale non ci sono andato, ho fatto invece quattro chiacchiere con Carlos Diaz, atleta Nike, all'hotel. Mi sono comunque divertito a Ibiza, è una gara che ti resta davvero nel cuore. Super suggerita l'anno prossimo, meglio però la 22 km. Grazie per aver visto tutto il video, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Vado a dar da mangiare il coniglio che è comunque qua sotto.